Grazie di essere intervenuti numerosi per questo ancora una volta importante impegno culturale che noi, istituzione di Padova, abbiamo iniziato un po' di tempo fa con un altro alpino autore, Mario Prognato. Abbiamo rotto il ghiaccio, come dicevo, un mese fa circa, e oltre alla legittimità di questa sede, di questa sezione, questa sede appunto si prode, come dicevo, anche di fare questi tipi di interventi che sono molto importanti. Prima di iniziare è nostra consuetudine per qualche secondo portare doverosamente il saluto alla nostra bandiera, se ci alziamo in piedi, grazie. Cedo subito la parola all'amico Leopoldo, così entriamo subito nel vivo. Grazie. Buonasera a tutti. La pena del Maione. Quando l'ho visto a Bassano per la prima volta fisicamente, ho avuto un'emozione incredibile. Questo qua è un libro che è nato da parlarci intorno al fuoco ideale sul forum del sito internet dell'associazione Alpini, ana.it, di cui abbiamo il webmaster qui fra noi, Michele Presoldi, fra persone di diverse parti d'Italia, facendo un filò, come si diceva una volta, quasi francescamente, con un bicchiere di vino virtuale in mano, e poi da incontrarci di persona più di una volta a Parma, alle Adunate, trovandoci fisicamente. E ci siamo detti in quelle occasioni che quello che noi avevamo fatto, la Naia Alpina, non doveva finire nel dimenticatoio, e come ce la raccontavamo tra noi quando ci si trovava almeno in due con il cervello in testa, bisognava provare a metterlo per iscritto, a raccoglierlo, a fare un libro. Un libro però scritto dagli alpini, non per gli alpini o sugli alpini. La prima obiezione che fra noi ci siamo fatti è stata: ma noi non siamo capaci a scrivere, perché non siamo scrittori professionisti. La risposta che ci è venuta naturale è che non, quando l'abbiamo iniziato non eravamo capaci neanche di fare la maglia. Eppure l'abbiamo fatta, e nella stessa maniera in cui abbiamo fatto la maglia dovevamo testimoniare quello che pochi anni prima o tanti anni prima, a seconda dell'età di ognuno, avevamo fatto e ci era capitato. Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quindi di non far dimenticare la Naia Alpina. La Naia di quelli che, tornando da una marcia, dovevano fare in guardia, di quelli che dovevano battere il passo, che magari la bestemmiavano, questa Naia bastarda, che si potrebbe continuare diversi minuti citando situazioni del genere, ma quelle stesse persone che oggi non cambierebbero mai il loro cappello con quella penna un po' buffa che abbiamo sopra. Il secondo obiettivo era, nel puro stile dello spirito alpino, la solidarietà, per cui i proventi di questo eventuale allora libro potevano fare del bene a chi aveva più bisogno di noi. Un saluto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente. Ogni volta che interveniamo in queste riunioni, noi portiamo sempre i saluti dell'associazione, in tutti i posti in cui andiamo. Oggi
c'è la vernice di questo libro che non pensavo venisse fuori così grosso. In effetti è un bel tomo. È il testimone di quanto noi vogliamo bene i nostri ricordi, anche quando sono ricordi personali, semplici, di persone normali, perché siamo attaccati a questa nostra storia, siamo attaccati a questi nostri, non vorrei dire fare parole grandi, valori, ideali, i nostri umori, il nostro modo di essere, il nostro modo di cantare. Dunque, proprio come, diciamo, come storico, secondo me il discorso di ricordare, io mi occupo in particolare della Prima Guerra Mondiale, quindi sarebbe stato bello avere tanti libri come La Penna del Naione, scritti da non solo da ufficiali, insomma, scritti da quanti avevano svolto il servizio militare, e quindi penso che effettivamente qui loro abbiano scritto anche quello che sarà poi la storia. Arrivammo giusti all'ora del rancio e fummo condotti nel refettorio, dove 800 alpini si preparavano a mangiare. La mensa era grande come un aeroporto e l'urlo beduino che ci accolse lo risento ogni tanto nei miei peggiori incubi. Benvenuti alpini! Diventammo piccoli come topi e avremmo voluto sparire. Per loro noi eravamo la liberazione. I nonni si sarebbero congelati. I padri sarebbero diventati nonni, i gamel sarebbero passati padri e noi, su di noi sarebbe caduto tutto il mondo. Tutti sghignazzavano, ridevano, battevano il gavettino. Una bolgia dell'inferno dantesco era forse da preferire. Benvenuti a Tini! Inconsciamente uno di noi si appoggiò a una delle sbarre di Vittorio. Successi finimondo. Sei sposati appena arrivato? Credi di essere un nonno? E altre urla e imprecazioni che fecero venire al povero malcapitato un fortissimo attacco di diarrea che gli fece saltare il pranzo. Benvenuti a Fini! Tutti pensavano, ma dove siamo capitati? Possibile che dovremmo vivere con questi? Qualcuno si pizzicava per gli assi da quel che aveva un sogno. Ma quale sogno? Eravamo arrivati nel nostro definitivo soggiorno annuale. Benvenuti a Fini! E come ci diegina sulla torta, a un certo punto si sentì il fischio del treno. Tutti si scatenarono e si avvicinarono minacciosi a noi poveracci. Ascoltate il treno! Ma pensate di andare a casa? Pensate di andare in licenza? Porca miseria! Ma cosa dovevamo fare? Non solo non si poteva parlare e respirare, ma neanche pensare. Era veramente troppo. O forse era semplicemente la naia che ci accoglieva a braccia aperte. Benvenuti a Pini! Spesso la sera Marchetti entrava nelle salmerie a fare due chiacchiere con i ragazzi di guardia alle bestie, li accompagnava alla beverata serale e si intratteneva volentieri con loro allo spaccio. Il sergente Rizzo, responsabile del reparto salmerie, permetteva bonariamente la presenza di quel ragazzo di città dopo l'orario operativo, si intende. Oltre ai soliti profumi, quel dì il passo di Marchetti era guidato dal battere incessante del mantello sull'incudine, suono ritmato come il metronomo del pianista. Tra la paglia di forconi, il saluto degli sconci in tutta blu da fatica non si fece attendere. Ehi la caporale, cosa metto qua sta ora? Dove metto? In mascalcia? Occio dove che te metti i pie? Girato l'angolo della stalla, giungeva agli occhi del caporale Marchetti una scena d'altri tempi. Mentre un alpino accarezzava il testone del mulo, tenendolo saldo per le briglie, un altro cominciava ad accarezzarlo sul collo. Poi, delicatamente, la carezza si spostava sulla groppa, la coscia e giù per la zampa posteriore, e lì afferrava saldamente il garretto, girando lo zoccolo all'indietro e immobilizzando così l'abito di tira. Se infatti il maniscalco avesse afferrato direttamente il garretto, il mulo spaventato avrebbe scalciato sicuramente, rischiando di uccidere l'uomo e di mandarne il corpo a qualche metro di distanza. Invece così, con questa delicata carezza, la bestia si tranquillizzava e solo allora il sergente Rizzo si avvicinava cautamente con le pinze e i ferri rovetti. Sembrava una scena dell'Ottocento, ma era il 1989.